Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. L'INPS ha dato via al ricalcolo delle pensioni. Ci saranno infatti più soldi per alcune categorie. Vediamo quali. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Sono i militari gli interessati alla nuova circolare numero 107 del 14 luglio 2021 riguardante la domanda di riesame eventualmente da presentarsi in seguito a una sentenza in merito da parte della Corte dei Conti, la numero 1 del 2021. In tale frangente le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno provato a rispondere ai quesiti relativi al calcolo della pensione per il personale della difesa e per alcune figure a esso equiparate, ovvero parliamo dell'esercito, dell'aeronautica, della marina, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Nella circolare l'INPS fa riferimento al fatto che la Corte dei Conti si è espressa nei confronti di quesiti citati in precedenza in merito al riconoscimento di una quota retributiva a determinate condizioni. Queste condizioni sono state evidenziate, riportate e messe a disposizione per quanti risultano interessati da questa norma. Le condizioni risultano essere così sviluppate nelle modalità e nella concezione. Il riesame delle varie pratiche secondo le disposizioni INPS avviene secondo i seguenti criteri, stabilendo quindi il ricalcolo delle pensioni di quelli che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi che al 31 dicembre vantavano tra i 15 e i 18 anni di contributi e meno di 15 anni di contributi. La Corte dei Conti nell'intervento ha spiegato che nel primo caso tra i 15 anni e i 18 anni di contributi la quota contributiva della pensione da liquidare in base al sistema misto deve essere ricalcolata in base agli anni di anzianità maturati al 1995. In caso contrario si stabilisce che l'aliquota del 44% non si può applicare per la quota retributiva della pensione in favore dei militari che al 1995 vantavano quel tipo di anzianità. Il ricalcolo spetterà all'INPS nei modi e nei tempi spettanti. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.